Onorevoli, rieccoci qui, un nuovissimo episodio. Siamo su Il Signore degli Anelli, la battaglia per la Terra di Mezzo. Così abbiamo risposto al nostro caro Marco che ci chiede qual è il gioco, ok? Come sempre sono l'Arax di Cormaris. L'oscurità che grava sulla Terra di Mezzo si sta diradando. Il viaggio per distruggere l'unico anello prosegue. E le genti di Rohan sono salve. Ma neppure loro conosceranno la pace finché Saruman e la sua roccaforte continuano a esistere. E dicevo, nello scorso episodio ci hanno lasciati con la grande e interessante battaglia del Fosso di Helm, la missione preferita di The Wolf, e concordo anche con Plinius, che per essere un gioco oramai di 20 anni fa è veramente fatto molto ma molto bene. Infatti questo è tra l'altro bellissimo, Toby che ci dice che lui mentre faceva questa missione ha provato una volta a vedere in contemporanea anche il film del Signore degli Anelli, così da poter riprodurre in maniera più fedele possibile le scene del Signore degli Anelli, il film, è la battaglia del Fosso di Helm nel gioco. Chiaramente, come anche giustamente detto, non è riuscito a farlo al massimo delle aspettative per il semplice motivo che il film e il gioco, come vedete, variano di molti aspetti. E questo è molto molto interessante. Non ci avrei pensato, perfettamente sarebbe una cosa interessante da fare. E questo giusto per rispondere a qualche commento. Ringrazio Tommy per approvare anche le mie strategie, anche se lui dice che ha preferito ritirarsi nel Trombatorione. Io invece sapevo di poter riuscire a resistere, ho provato a resistere il più possibile ed evitare che violassero le inviolate mura del Fosso di Helm, così giusto per mantenere il più possibile a lungo questa tradizione. E giustamente molti di voi mi hanno fatto notare, come Lor e anche lo stesso Ricky, che avevo un bel po' di soldi ma non ho fatto né le armature né le armi potenziate per gli elfi, insomma, che stavano difendendo le mura. Questo sinceramente l'ho fatto perché me ne sono dimenticato, non c'è nessuna scelta strategica dietro o altro. Questo perché fondamentalmente mi ero dimenticato bellamente, aggiungerei anche, che potevo cioè non tanto che potevo potenziarli, ma dal momento che per sbloccare le frecce di fuoco dovevo portare al 2 il poligono, pensavo che anche questo funzionasse con la caserma, o più che altro nel caso di Rohan con le stalle. Quindi non so il perché mi sono convinto di questa cosa, non so se effettivamente è così perché non ho ancora fatto un'altra partita e verificato, però ero convinto che bisognava portarla a livello 2 come nel caso delle frecce di fuoco. Per questo me ne sono bellamente assolutamente dimenticato. Però tutto sommato siamo riusciti il più possibile a mantenere il muro e tutto sommato a portare a casa anche una bella vittoria. E rispondendo a Bubba, e molti me l'hanno chiesto, per quanto riguarda il gioco, per chi non ha lettore CD o altro, andate signori su My Abandonware. Non vi faccio un video, non per cattiveria, ma semplicemente perché mi beccherei uno strike, perché mi è già successo. Una volta ho provato semplicemente a far vedere come si installava la traduzione di Morrowind, The Elder Scrolls Morrowind, per chi volesse, link in descrizione a tutte le serie concluse, clink, piccolo momento pubblicità, e mi sono beccato uno strike, quindi non chiedetemi, non lo faccio perché sono cattivo, non lo faccio perché YouTube a quanto pare non vuole, nonostante altre... Ci sono molti altri video che spiegano cose molto più illegaleggianti. Quindi, quello che vi posso dire, andate sul sito My Abandonware. In quel caso, ve lo posso dire tranquillamente, non è nulla di illegale, perché sono giochi in cui sono stati totalmente abbandonati dagli sviluppatori e ci è scritto lì passo passo tutti i passaggi che dovete compiere per installare il gioco nel migliore dei modi. Quindi, ora più che mai, signori, come ha detto giustamente la nostra cara dama, è il momento di andare ad affrontare Saruman e la sua Isengard, fortezza. Antica fortezza di Gondor, è stata affidata allo stregone Saruman. Egli ha però tradito le forze del bene ed ora è uno strumento di Sauron. Thank you.
Ecco il nostro caro amico Ent. E quelli sono Merry e Pipino. Distruggiamo la diga. Sì, dovremmo togliere prima i balestrieri. Prima i balestrieri. Abbattiamo le mura di Isengard per riuscire a entrare. Prima i balestrieri. Dobbiamo distruggere Isengard. È l'unico modo per aiutare i nostri amici. L'ultima marcia degli Ents sarà memorabile. Non ti lasceremo diffondere i fuochi di Isengard, Saruman. Ok. Amico bello, peccato. Facciamo che il problema è un altro. Le mura sulle loro teste. Il problema è un altro, amico. Scagli sulle loro teste dure. Sì, Barbalbero, usa le rocce. Sì, tralasciando il bello che ci sono dei cazzo di hobbit che stanno dando consigli bellici sopra, cioè su come combattere a dei cazzo di Ent millenari. Ma a parte questo, il problema degli Ent è che sono fondamentalmente armi d'assedio, niente di più. Ok, lenta consulta è dove si sono riuniti gli Ent per discutere di come, di cosa fare più che altro degli Hobbit e in particolare dei nostri cari, del nostro caro Saruman. Allora, evoca alleati elfici, alleati di Rohan. Spezzanubi, stordisce le unità nemiche e ne riduce temporaneamente corazza e velocità. Questo non è affatto male, come anche questi due non saranno male. Ok, nel mentre che si ricaricano le nostre abilità, perché no? Sfruttiamo tutto quello che possiamo per creare degli Ent. Vabbè, Barbalbero non ha senso che lo creiamo, e l'eroe già c'è. E a parte questo, ci sarebbero teoricamente tante cose interessanti da dire. Partendo dal fatto che, ok, lui è un Ent semplicemente con l'abilità passiva che ci permette di dare bonus. C'è molto da fare. Ok, Merry e Pipino, logicamente, col cazzo che li introdurrò a qualsiasi cosa. Oh cazzo. E quello chi l'aveva visto? Ma poi è bello che stanno lì tranquilli a beccarsi le frecce. E vi ripeto, di sé per sé non è un problema. Se non fosse il fatto che distruggiamo questo così magari troviamo dell'oro per creare altri Ent. Dicevo, di questo non c'è il problema, se non fosse per il fatto che gli Ent principalmente sono truppe d'assedio più che da combattimento, quindi di puro supporto. Siano maledetti. Ok. Non riusciamo più a combattere. I nostri fratelli. Ok. L'ha ammazzato? No, l'hanno stesso, ma non l'hanno ammazzato. Praticamente lo stanno bullizzando. Al centro il troll, intorno a tutti gli alberi cattivi che lo picchiano. Questo è bullismo. Sì. È bullismo, ma funziona bene, tutto sommato. No, no, cioè, perlomeno in questo specifico caso. In questo specifico caso, ben si intende. Disturbano la foresta. Sì. Decisamente sì. Ok, allora dovremmo distruggere i cosi, come si chiamano, gli arcieri infuocati, perché quelli ci faranno un boato di danni. Per questo riusciamo a temporeggiare il più possibile e creare più Ent possibili. Ma ritornando al nostro discorso su quello che riguarda gli Ent, prima di tutto, se vi siete mai chiesti perché gli Ent sono tutti maschi, in realtà è molto semplice. Perché in realtà un tempo c'erano le entesse, e si presuppone siano ancora da qualche parte, perché gli Ent soffrono di una malattia, purtroppo. Se rimangono per troppo tempo fermi, e lo notate da come parlano, sono esseri molto... Ma mi è volata una foto addosso che avevo appesa al muro, va bene. Se rimangono fermi per molto, ma molto tempo, alla fine diventano gli alberi. Uno dei motivi principali per cui nostro caro Barbalbero aiuta Merry e Pipino, perché vede Sauron che per alimentare le fucine della sua fortezza e quindi per creare armi per gli orchi sta abbattendo gli alberi, e per quanto gli interessi degli alberi, il suo problema principale, porco Giuda figli di Troia, andatevene, non è tanto il fatto che abbattono gli alberi, quanto il fatto che abbattono gli alberi di quelli... loro escono proprio tutti così. Ok. Di cattiveria. Va bene. Gli alberi non si daranno pace.
va bene, più o meno. Molto meno che più, onestamente. Non so perché hanno lanciato questo attacco. Posso dire anche tranquillamente suicida, perché... così... dobbiamo restare uniti. C'è qualche storia. Appunto, provateci. Provateci, tanto vale. Ormai abbiamo mandato tutto a puttane. Dicevo, perché il loro problema principale è che in un certo senso stavano ammazzando anche i loro fratelli, cioè quegli End che, rimanendo fermi così a lungo, di fondo erano diventati degli alberi, ok? Non più alberi semoventi a questo punto, perché non li definirei moventi, ma più semoventi, ma proprio, diciamo, mobili. Quindi, a fronte di questo, ha lanciato un bell'attacco. Un bell'attacco anche bello ponderante. Dicevo, proprio per questo Barbalbero interviene. Per quanto riguarda quello che stavo dicendo, ah, non producono minimamente. Si stanno risvegliando. Cose, ok. Dicevo, per quanto riguarda le signorine intesse, è andato proprio di merda. Ah, ma c'è Saruman che caga i coglioni. Vabbè, comunque da riavviare. Non avevo preso in considerazione molte cose. Poi mi ero dimenticato di dire di scagliare le rocce. Ok, riproviamo la sortita. E tra parentesi, stavo dicendo, per chi se lo stesse chiedendo, per quanto riguarda le intesse, in realtà è una storia molto particolare. Perché appena incontrano Barbalbero, appena incontra Merry e Pipino, la prima cosa che gli chiedono è per quanto riguarda che fine hanno. Diciamo, gli descrivono Merry e Pipino come è fatta la contea. E la prima cosa che gli chiede Barbalbero è se ci sono delle entesse. Perché praticamente in antichità gli ente siano divisi dalle entesse, perché mentre gli ente preferivano le selvagge foreste, le entesse preferivano i campi coltivati e in generale le praterie. Quindi è arrivato a un certo punto, gli ent si separavano. E quindi quelli che state vedendo, vabbè, qui in generale li possiamo produrre. Ma sia nella cultura tolkieriana, quindi nei libri, sia nel film, quelli che vedete sono proprio gli ultimi Ent, perché senza le entesse non si possono riprodurre. Non chiedetemi come funziona la riproduzione degli Ent, grazie a Dio Tolkien ci ha risparmiato questa parte. Quindi, ritornando a noi, per quanto riguarda la questione del... diciamo del perché ci sono solo gli ente, perché sono in generale così legati a questa foresta e perché sono gli ultimi della loro razza. In seguito proviamo a lanciare l'assalto, magari facciamo anche un bel salvataggio onde evitare di dover rifare tutta la parte noiosa iniziale. E invece, ritornando a Saruman, che è un personaggio molto particolare su cui vorrei spendere qualche parola, perché è fatto bene sia nel film che nel libro. Però chiaramente noi sia nel film che nel libro parliamo di due persone fondamentalmente diverse. Perché mentre nel film è il classico cattivo, diciamo quasi, che si vende al... diciamo al miglior offerente, se vogliamo dire così, ok, che in questo caso è coso, come si chiama, è Sauron. Saruman si vende a Sauron, ma in realtà non proprio, ok, in realtà non proprio, per il semplice motivo che il nostro amichetto, per quanto riguarda più concretamente che cosa combina, è più complicato come ragionamento, perché in realtà Saruman non è propriamente amico di Saruman, cioè Saruman non è amico di Saruman, questo è bellissimo. Ok. Colpo pregevole. Ok. Ammazzate questi stronzetti di merda. Ok, abbiamo ammazzato il nostro amichetto. Trent mi sa che li perdo. Ok. Andate in acqua. Ok. Colpo pregevole. Dove cazzo sei, Merry? Merry, vai via, vai via. Facciamo presto. Manteniamo il passo.
Dove cazzo sei? Vai via. Via, show. Vattene via. Sono sti cazzo di stronzi di merda. Saruman l'abbiamo ucciso, però non riusciamo a tenere il passo decisamente. Vabbè, Merry è morto. Ce ne faremo una ragione. Non dirmi che c'era qualche strana regola su cui... Ok. Per cui io l'ho detto, gli hobbit era meglio lasciarli in disparte. Ok. Gli alberi si stanno risvegliando. Se li teniamo nella pozza, teoricamente dovremmo riuscirci. Si meritano una bella battuta. No, si meritano che tu vada via. Assicurati che Barbalbero sopravviva. Beh, in un certo senso sì. Ok. Perfetto, mi colpite loro. Ti prego. Che poi c'è questa animazione che loro fanno ogni volta che, come posso dire, vengono presi. Ok, però teoricamente, anche se molto lentamente, ce l'abbiamo fatta. Certo, un po' mi dispiace che in questo caso Merry sia morto, però ragazzi, purtroppo è il pegno da pagare. Anche se qui vaffanculo, ogni 3 secondi ritornano indietro. Non mi preoccupano tanto questi che escono da qui, perché so che sono innocui, quanto più che altro loro. Non dovrebbero essercene altri comunque. Ok. Posso avere un po' di pancetta? Oh, ma seriamente. Noi siamo i guerrieri della contea. No, siete falliti. Oh, grazie. Non so se aspettando loro recuperano vita. Mi auguro di sì. Più 20 portata, più 20 velocità, più 50 corazza. C'è credo molto proprio da no. Fare. Quindi organizziamoci per bene e vediamo pace. Di lanciare lì delle rocce. Ok, loro teoricamente qui non ci beccano, però certo se ci avviciniamo abbiamo fatto cazzi. Disturbano la foresta. Ok. Vi prego, non andare a fuoco. Sì. Avanti. Oh, mi diverto. Ma ora mi diverto. Ora mi diverto e non poco. Disturbano la foresta. Ok, fai qualche passino avanti. Teoricamente comunque non dovrebbero riuscire a ricreare altre cose, come si chiamano, altri edifici una volta distrutti. Pace, fine. Fine della storia. Ok. Più che le sue ossa, preferirei che spezzi le sue strutture di produzione. Ecco. Ok. Non dovrebbe esserci molto. Qui cade praticamente l'intera impalcatura. Peccato che il bonus me l'ha dato praticamente dall'altra parte. Ok, cioè come vedete ragazzi, di sé per sé un ent, se non avete il fuoco, non lo buttate giù. Ma proprio nemmeno ci dovete provare, inutile. Aia. Ma tra tutti te la dovevi prendere proprio con Merry. Cioè, poi uno non dice. Un colpo pregevole. Ok. Perfetto. Siano maledetti. Vai. Pioggia di pietre. Ok. Daranno pace. Magnifico. Era giusto il piccolo intoppo iniziale. Sì, però ammazzatemi questo coglionito warg che caga bellamente il cazzo. Gli alberi non si daranno pace. Ok, dai. Barbalbero tra l'altro ancora a piena vita, non so nemmeno chi sia. Perché poi purtroppo su questo un po' c'è da dire, l'hanno fatti identici. Però comunque ritornando al ragionamento che devo fare su Saruman. Saruman perché è diverso? Perché nei libri semplicemente è uno che si vende al miglior offerente. Cioè nei libri, nel film si nota che è come uno che si vende al miglior offerente. Nella realtà dei libri, molto più complessa come sempre, è molto ben diverso, perché in realtà lui in un certo senso, seppur in maniera di sé per sé distorta,
sta ancora servendo il bene, perché la sua idea è, vedendo effettivamente com'è combinata la situazione, e non ha assolutamente tutti i torti, la di sé per sé, come si chiama, la situazione della Terra di Mezzo è disastrata. Quindi il suo ragionamento non è mi alleo con i buoni, cioè mi alleo con i cattivi, perdonatemi. Ultima possibilità. Molto più semplicemente il suo ragionamento, mi serve una mano. Appunto, vattene via, la mano è che ti devi allontanare. Con me. Oh. Porca troia, non ho mai visto così tanti colpi venire missati uno dopo l'altro. Di qua. Pipino è morto. Ok. Era destino che gli hobbit non dovevano essere lì in mezzo. Un colpo preciso. Ok. Ah, ma stanno bruciando proprio Balbardello, mi sa. Sì, stanno bruciando proprio Balbalbero, sì, Barbalbero. Ok. Vendichiamo i nostri fratelli. Più che vendicare i nostri fratelli, dobbiamo pensare a come affrontare il resto della compagnia qui. Perché se mi avvicino a prendere quel tozzetto d'oro, attiro delle... non posso dire, delle attenzioni indesiderate. Ok. Comunque, stavo dicendo, invece, al contrario, Saruman è un grande stratega nel libro. Capisce la situazione disperata, ok? Ed effettivamente, per salvare la Terra di Mezzo, servirebbero degli eroi. Che ci sono, però è facile dire per noi ci sono, perché... insomma, vediamo il punto di vista degli eroi. Invece, vedendo da un punto di vista esterno di uno stratega, pensare che un elfo, un nano... una manciata di hobbit e una manciata ancora piccola di umani possano prendere l'anello, buttarlo nel Monte Fato, è proprio assurda come idea, ok? È proprio assurda. Quindi cosa si può fare in questi casi? Allearsi con il cattivo, ma non totalmente, allearsi nella speranza di ottenere potere. Infatti questo lo vedete, Saruman non solo riesce a creare gli orchetti più potenti, ma si barrica in una fortezza decisamente degna del suo nome. Questo perché di fondo? Attenzione. Ok, no, continuate a lanciare rocce. Dicevo, questo perché di fondo? Per il semplice motivo che così facendo si riesce a guadagnare abbastanza potere da riuscire a contrastare il potere stesso di Sauron, non totalmente, ma quantomeno limitarlo. Quindi questo per dire cosa di fondo? Che nel libro non è così pazzo, folle, rabbioso come sembra. Al contrario, ha una grande idea, una grande intuizione, cioè quella di dire non possiamo battere Sauron, quindi siamo costretti non tanto ad allearci con lui, quanto a fare il suo gioco nella speranza che prima o poi riusciremo anche a distruggerlo. Abbattiamo un nuovo pezzo di muro, se non vi dispiace. Ok, giusto per creare un'altra entrata. Quindi questa era il personaggio che emerge del libro, cioè un profondo stratega fino alla morte, fondamentalmente. Infatti lo si vede, lui continua a combattere non tanto per la fedeltà a Sauron, quanto perché nonostante gli sforzi fatti dai nostri cari amici, lui continua a reputare impossibile. Tra l'altro, quanti cazzo ne avete fatto di così qui? Per quanto riguarda gli sforzi, lui continua a reputare impossibile che la compagnia, o in generale Rohan o Gondor, possa riuscire a resistere all'esercito. Infatti, se notate, non a caso lui rimane sempre molto più isolato in confronto ai rapporti dello stesso Sauron. Questo lo si nota anche dal semplice fatto che credo siano tutti morti. Uccidiamolo. Dicevo, lo notate anche il semplice fatto che lui ha gli orchi più potenti, gli Uruk-hai. Nemmeno Sauron ha gli Uruk-hai, li comincerà ad avere dopo che Sauron viene sconfitto. Ma fondamentalmente gli Uruk-hai, che sono una razza di orchi, quella che stiamo affrontando in questo momento, sono a tutti gli effetti i più forti che esistano, fino ad ora almeno. Ok. Barbalbero sta ancora sopravvivendo, non al massimo della sua vita, ben si intende. Però stiamo facendo anche noi il massimo per tenerlo in vita. È ora okay. Di camminare. Nella... ora proveremo a buttare giù la torre, però vi posso dire già con tranquillità che nella realtà ci provano,
Nel film non ci provano proprio, mi sa, ma nel libro ci provano, però è fatta di una pietra troppo dura affinché venga scalfita. Ah, ecco, vedete, infatti l'hanno lasciata come idea. Ok. Grazie a Dio il fatto che ha una lunghissima portata, anche grazie ai bonus di Barbalbero, ci permette di attaccarli a grande distanza. Ed è questa l'unica maniera che abbiamo effettivamente possibile per riuscire a sopravvivere. Lenta consulta, mi servono altri ent, decisamente altri ent. Lancio di rocce qui. Ok. Un colpo pregevole. Distruggiamoli. Vedete? Oh, già da là riescono a colpirli, ma allora siamo a cavallo, siamo a cavallo. Con lentezza dovremmo riuscire a buttarli giù tutti, anche perché effettivamente abbiamo rotto anche tutte le zone di produzione, quindi veramente in generale ben poche cose possono combinare. Ok. Per ora sta funzionando. Gli alberi si stanno risvegliando. Ah, perché c'è stato un momento in cui dormivano. Sì, vabbè, sì, sto scherzando. Ok, fondamentalmente è un po' lenta come strategia, però infallibile, decisamente infallibile, posso dirlo. Perché alla fine così giochiamo tutto sulla cosa che gli ente hanno a loro vantaggio, l'enorme portata e del lancio delle rocce. Per evitare, uno, di attirare troppi orchi, due, per riuscire con tranquillità a distruggerli. Ok, tu non interagisci col gruppo? Un colpo pregevole. Ok. Perché qualcuno è ancora ferito. Ok. Un colpo pregevole. Qui qualcuno sta venendo attirato di troppo. Forse li devo dividere in due gruppi, perché così sì, ok, micidiale. Però non muoiono tutti. E questo rimane un grande problema. Lenta consulta, un altro ente da offrirci? Certo che ce l'ha da offrire. Ok. Colpo pregevole. Li abbiamo smaltiti in questa zona, quindi ora possiamo raccogliere queste due zone di ricchezza, se così possiamo dire. Andatevene. Oh, hanno ancora questi due cazzo di così di merda che producono troppi urukai, decisamente troppi. Dobbiamo accudire gli alberi. Sì, 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 sì. Un buon ritmo. Concordo. Perfetto. Ora potete fare il vostro lavoro. Un po' arrabbiato i nostri amici. Ok. Peccato che lenta consulta non posso muovere ancora le cose. Non posso muovere lo spawn rate. Però paradossalmente ci conviene, perché loro più si radunano, più noi facciamo danno quando lanciano le rocce. Solo che ho paura che comunque a lungo andare un po' ci fiaccano. Per questo dovremmo per forza di cosa combattere come si deve. Mi ricordo che in una partita mi presi l'impegno di distruggere proprio tutte le mura, perché non so, ero convintissimo fosse nei bonus opzionali. In realtà manco per il cazzo, non lo era per niente. Ok. Voi e tre magari andate di attacco a distanza ravvicinata. Ok. E ora di lancio di rocce, almeno li abbiamo sfoltiti. Ok. Questo qui l'hanno distrutto, e meno gli ho dato l'ordine di farlo, però va bene. Ok. Raccogliete quanto più potete. Qui un altro ent è risorto. È stato convocato, per essere più corretti. Perfetto. Anche se quelli effettivamente non ha un grande senso steccarli. Tra l'altro qui vedo che c'è anche un... un piccolo nido di goblin. Non male tirarlo giù. Magari ci facciamo un'apertura apposta qui nella, nella porta. Creeremo una porta. Se non c'è una porta, gli ent la creano. Ok. Uno però va a fanculo alla fine. Sono riusciti a steccarmelo. Ok.
andiamo. Voi e tre, attaccate lui. Andiamo un attimo a risparmiare tempo, se non le dispiace. Ottimo. Qui è tutto nostro. Qui mi segna dei puntini, che però non so effettivamente a cosa si riferiscono. Mio piccolo ente, lei che cazzo fa qua? Attenzione. Ok. Di qui lui. Qui vedo una bella impalcatura. Un colpo pregevole. Mi distruggete un attimo l'impalcatura. Dai. Ok. L'impalcatura è rotta. Ma visto che ora sono indeboliti, ci conviene tirare un bel attacco preciso alle caserme. Così almeno ce li togliamo davanti al cazzo. Ok. Voi attacco ravvicinato, così almeno me li togliete davanti al cazzo, questi lancieri di merda. Perfetto. Gli alberi non si daranno pace. Facciamo attenzione! No, non danno fastidio loro. Perfetto. E guardate che cazzo di portata hanno. Nemmeno le baliste dello scorso episodio riuscivano a fare colpi simili. Uno dei motivi per cui apprezzo tantissimo gli Ent, ragazzi. Uno dei motivi assolutamente per cui apprezzo tantissimo gli Ent. Ok. Perfetto. Mi butti giù l'altro cazzo di caserma, sperando di non attirare nessuno. Scusate se mi muovo sempre tipo in maniera un po' schizofrenica, ma voglio evitare di attirare attenzioni, come vi ho detto, decisamente poco gradevoli. Ok. Mi distruggi quest'altro. Altro 2000. Mi tiri su un altro Ent, perché tanto ci mettete pure 3 anni a evocare gli Ent, quindi tanto vale. Però non spero che effettivamente, per il fatto che mi sia morto Merry e Pipino, non rimangano prontamente morti, diciamo così. Perché non vorrei trovarmi nella situazione di essere costretto a rifare questa missione, perché Merry e Pipino sono definitivamente morti. Non credo abbia effettivamente senso. Ah sì, se ve lo state chiedendo, signori, volendo potete effettivamente e veramente tirare giù proprio l'intero muro di cattiveria. Ok. E andate a colpire loro. Rimarranno solo giusto qualche piccolo pezzettino di muro, così, giusto per ricordare un tempo dove era la mura di cinta. Ok, me ne crei un altro. Lancio rocce e ti sposti qui. Dobbiamo accudire gli alberi. Perfetto, mi ammazzate quegli altri due stronzetti lì. E bene o male l'esercito l'abbiamo riformato, nonostante le iniziali perdite, anche se sono abbastanza pragmaticamente convinto che il modo per limitare al minimo le perdite, soprattutto per evitare di perdere Merry e Pipino, c'era. Magari Merry e Pipino oggettivamente potevamo tenerli in disparte e farli interagire solo nel momento in cui effettivamente servivano, però se vedete già così, metà della fortezza è totalmente libera, assolutamente libera. Manca solo questo nodo centrale di resistenza. Però tutto sommato dobbiamo accudire, è più che tranquillamente fattibile. Dove sta il nostro amico che avevo detto di arrivare qui? Ah, eccolo. Ok. Ne abbiamo 2000. Prima della battaglia finale preferirei avere tutto l'esercito possibile a mia disposizione. E direi che ci vediamo, appena creato l'ultimo nodo di nodo. Appena aver convocato l'ultimo Ent. Ok, in tutto questo sono stupido perché mi ero dimenticato che io ho l'abilità di cura, che effettivamente posso usare tranquillamente sugli Ent. Ma che volete, ragazzi? Purtroppo questi sono i disagi che avanzano col tempo. Ok. Balestrieri continuano a rimanere. Praticamente loro non vedono niente, vedono solo dei enormi massi che gli piovono addosso, fondamentalmente. Ok.
Teoricamente con questo gruppo di Ents dovremmo essere più che un numero sufficiente per riuscire quantomeno a eliminare i balestrieri. Ok. Disturbano la foresta. Uno ne è rimasto in vita, vaffanculo. Uno ne è rimasto in vita. Cazzo. Cazzo, che sterminio. Ok, dobbiamo fare sempre attenzione un po' all'avanzata e ammazzarne a piccoli gruppi. Per evitare di attirarli tutti insieme. Se io dico di attaccare lui, teoricamente con i colpi dovremmo prendere l'intero nodo di soldati. Più o meno. Gli alberi non si daranno pace. Andatevene. Ok. Abbiamo attirato un solo gruppo. Ma siete ritardati. No. Però sono morti così a caso. Magari stando vicino agli Ents, quando camminano automaticamente gli respinge. Non ne ho idea. Comunque gli fa danno. Tipo, non so, classico effetto alla Imperium. Se stai vicino all'elefante, l'elefante ti schiaccia. Perlomeno questo penso. Poi tra l'altro bellissimo, loro si sono messi in formazione da picchieri, quando in realtà cavalleria non ce n'è. Però apprezziamo lo sforzo. Ok. Visto che ci tenete a rimanere là, perché no? Tiriamo giù tutto, giusto per il gusto di vedere la nostra bella Isengard ripulita da questi orribili macchinari. Ok, tutto è distrutto. Ok, ok, sono veramente felice. Ah, tra l'altro per chi se lo stesse chiedendo, alla fine Isengard verrà presidiata dagli stessi Ents a fine di questa battaglia. Quindi da questo coso, una manina, roccia, ma non è una roccia, è un'impalcatura in realtà. Quindi va bene, più o meno. Mi steccate questi due che non so perché sono venuti qua dietro, non ne ho proprio la più pallida idea. Magari questi erano rimasugli che erano rimasti sulle mura, che hanno detto sai cosa... Le mura non sono più sicure, meglio se sorvegliamo l'entrata. Poi si sono accorti che l'entrata non esiste più, o perlomeno quello che ne rimane dell'entrata. Ok. Perfetto, addio pure a voi. Ora ci servirebbe, senza avvicinarsi troppo, che mi colpisci quella zona. Ok. Spezza nubi, perché no? Ok, come vedete loro hanno paura. Ok, rocce. Perfetto, colpite gli ultimi, le ultime resistenze infuocate. E boom! Ma non abbiate paura, cosa, che stanno morendo uno dopo l'altro. Cioè, non ce la fanno a resistere. Vola. Ok. Effettivamente è una cosa stupida se ci pensate, ma non ci ho pensato che potevo curarli così anche prima. Avremmo potuto salvare un bel po' di Ents, onestamente. Veramente un bel po' ne avremmo potuto salvare con questa abilità. Non so per quale motivo effettivamente l'ho dimenticato. Sì, se vedete che il video è un po' lungo, un po' più lungo e anche lento degli altri. Ragazzi, stiamo giocando con gli Ents. Che cazzo vi aspettavate? Su via. E dai. Poi immaginate che c'era un Ent che si chiamava tipo Lesto Fulmine, Fulmine Lesto. Perché era veloce? Non proprio, semplicemente perché a una volta che un Ent vi stava per fare una domanda, lui rispose prima che lui finisse la domanda. Perché qui ora comunque, come anche nel film, vedete che parlano anche abbastanza normalmente, no? Ma in realtà nel libro parlano molto lentamente, ma veramente tanto. Tant'è che lenta consulta per decidere se attaccare o no Saruman dura qualcosa come un'intera serata, di cui la maggior parte del tempo si discute su se aiutare gli Hobbit oppure no. Cioè, se aiutarli nel senso di dargli asilo, diciamo così, non di attaccare Saruman, se dargli da mangiare e tutto il resto per un'intera serata, per dire. Cioè, è quella la cosa assurda. Ci hanno messo un'intera serata solo per dire ok, vi daremo un po' da mangiare, per farvi capire.
Quindi no, ora che abbiamo liberato, tra l'altro guarda che bella tutta la nostra Isengard pulita da tutto, direi che possiamo tirare giù la nostra cara amica. Cosa? Vorrei buttare prima, se possibile, questa impalcatura, giusto per curiosità. Anche perché, insomma, le abbiamo tirate giù tutte. Mi sembra un peccato lasciarne giusto l'ultima. Vabbè, quella non ha senso, è un bocchettone praticamente. Ok, rompiamo la diga. Ah, ok, non serve romperla tutta, serviva danneggiarla. In realtà tutta questa roba l'avevamo già distrutta. Saruman rimane lì isolato, in realtà non muore. Oh. Bene. Mi spiace per Merry Pipino. Ora sarà da vedere se sono vivi nella prossima mappa. Sì, bla bla bla, 2500 bonus, punti e tutto il resto. La vittoria, come sempre, è assolutamente e totale. Però vediamo di tirare avanti. Ho risposto a tutti i commenti, sì. Il perché delle... se non posso creare lame e potenziamenti, purtroppo non l'abbiamo potuto vedere in questo episodio per quanto riguarda sempre il commento di Lore e Ricky. Quindi continuiamo. Merry e Pipino sembra che siano ancora vivi, quindi. Territorio conquistato. E ora metà della compagnia si riunisce teoricamente. La furia di Sauron sarà terribile. La sua vendetta ratta come la folgore. La battaglia di Rohan si è conclusa. Quella di Gondor sta per avere inizio. Ma in realtà avevamo ancora un qualche territorio interessante da conquistare. Ok. No, ma quindi non c'è Pipino. Eomer, Theoden, Eowyn, Merry. Non c'è. Dai, che merda, dovrò rifarlo. Ah no, Pipino sta di qui. Gandalf, Pipino, Boromir. Perché? Perché? Ah sì, per quando si dividono, giusto, perché quel cazzone di Pipino prende in mano il Palantir e guarda il Signore Oscuro negli occhi, diciamo così. Vero, vero, dimenticavo, mi stavo per prendere un infarto. Cioè, cazzo, veramente sono così cattivi in questo gioco. Ad ogni modo, ora come ora, signori, sono costretto a lamentarvi che tempo è tiranno e ci becchiamo nel prossimo episodio.